Ben ritrovati di nuovo su ReviewU. Oggi vado a recensire insieme a voi un prodotto insolito. Adesso ve lo vado a mostrare. L'ho acquistato su Amazon ad un prezzo di circa 16 euro. Link in descrizione del prodotto. Andiamo a vederlo insieme. Di cosa si tratta? Vi faccio vedere magari l'immagine. Dalla confezione si capisce già che è un prodotto made in China, ma vi faccio vedere il contenuto. Allora, si tratta di un aggeggio per andare a distendere la zona della cervicale, del collo. Siccome io soffro un po' in questo periodo, anche per la postura, stando al computer, lavorando così, ne risento un po', allora ho detto proviamolo. Questa è la prima parte, ovvero la componente che si va a mettere in questo modo sulla testa, diciamo, quindi il mento viene posizionato all'interno e rimane così. Le fascette al di sotto servono per andarla a togliere, infilare appunto la testa e chiudere, ma detto così non è molto esaustiva la spiegazione, ma vi faccio vedere dopo il disegnino, magari così capite meglio. Questi due gancettini invece servono per andarsi a agganciare sul gancio che adesso vi mostro. Foglietto illustrativo, ecco qua magari la foto che vi fa vedere come dovete mettere la fascia, e si compone appunto del braccetto con i due ganci dove andate ad attaccare la parte che vi ho appena mostrato, di una cordicella che serve per liberare quella che è la tensione della corda, un dinamometro, e poi abbiamo un'altra cordicella che serve invece per tirare la corda, per tenderla, mettere in tensione. Eccoci qua. Devo dire che non c'è la borsa d'acqua come altri che si deve appendere per fare contrappeso, ma basta semplicemente tirare questa cordicella, farà lei la diciamo trazione. Questo gancio si va ad appendere in una sbarra, comunque in una parte agganciabile che avete in casa. Questo è il dinamometro, come vedete, e questa qua è la cordicella che serve per sbloccare. Quindi con questa, adesso magari vi faccio vedere anche l'altra parte e poi facciamo una prova giusto per capire. Questa è l'altra parte che si va ad aprire così. Ovviamente dovete agganciare all'interno e quindi aprire. Andiamo a farlo insieme. Ok, una volta aperto, attendete, e avete quindi la vostra parte dove si andrà a agganciare la parte in stoffa, diciamo, che vi ho fatto vedere prima, su questi due lati, la parte sopra che si va ad appendere, e poi ovviamente la parte che vi dicevo che servirà per andare a fare la trazione. Questa è la parte che lascia scorrere il filo, prima ho detto sbagliato, questa qua è quella che serve per fare la trazione. Vi faccio un esempio, guardate, tirando la cordicella questo sale. Okay. Non so se mi spiego. Viene consigliato di sedersi e di non esagerare con appunto questa estensione della cervicale, del collo, anche perché potrebbe causare magari problemi. Io la voglio andare a provare e eventualmente vi farò sapere. Se avete domande non esitate a pormele, vi lascio il link in descrizione del prodotto e ci vediamo alla prossima review.